Ciao ragazzi, molti di voi mi avete chiesto di lavorare su un protocollo di anticellulite. Adesso vi faccio vedere come si può migliorare l'inestetismo delle cellulite, non solo con il movimento, ma anche meccanicamente e anche con qualche altro trucchetto di una crema riscaldante, del cupping system e quant'altro. Allora, ricordate che quando noi andiamo a spingere sul riflesso plantare che sta proprio qua sotto i nostri piedi, stimoliamo le nostre vasi linfatici a contrarsi. Nelle nostre vasi linfatici, ricordate, si muovono nel nostro corpo 15 litri di linfa, mentre il nostro sistema circolatorio ha 5 litri di sangue. Ma il nostro sistema linfatico non ha la pompa. Così è molto importante per noi ad aiutare questo ritorno linfatico per migliorare l'inestetismo delle cellulite. Ovviamente, la devo dire obbligatoriamente, il modo migliore di fare questo lavoro è su un trampolino o con un pedale vibrante, ma magari non ce l'avete, così ti darò anche un lavoro a terra. Ok, cominciamo a fare un piccolo trotto, la parola giusta è trotto. Faccio un piccolo trotto spingendo su la parte proprio anteriore del piede, trotto, trotto, trotto. Ora facciamo 30 secondi. Questo trotto ci aiuta a stimolare il ritorno linfatico, ok? E drenare le gambe. Noterete che non sto lavorando sul tallone, sto lavorando volutamente sulla pianta del piede. Vai, 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 vai. Continuate a fare questo trotto. Dai ragazzi. Ancora un altro po'. 4, 3, 2 and relax. Ok, un altro esercizio che possiamo fare è un massaggio meccanico, proprio attivando il microcircolo con le braccia. Andiamo per 30 secondi per gamba. Ok, facciamo una sorta di massaggio proprio per aiutarci ad attivare il microcircolo. Concentratevi sulle zone più ristagnanti, okay, dove c'è più ritenzione idrica, più ristagno dei liquidi. Batti, batti, batti. Ok, leno anche le braccia. Vai. 30 secondi per lato, gluteo, esternocoscia. Questo aiuta anche, pensa, anche la qualità della pelle, questo esercizio. Cambia. 30 secondi. Fai tipo una piccola coppa con la mano. E continuiamo proprio a massaggiare. Continuate. Non troppo, non deve essere aggressivo, ma ci aiuta a migliorare la qualità della pelle. And relax. Un'altra cosa fantastica per l'inestetismo della cellulite sono le creme riscaldanti, si chiamano creme termogeniche e di solito le puoi trovare anche sul mio sito o altrimenti in parafarmacia prendete una crema da massaggiatore professionista, massage and sport, balsamo di tigre, qualcosa che si riscalda. Mettendolo sulla zona ti aiuterà ad attivare il microcircolo e questo ti aiuta a portare ossigeno e nutrienti nella zona che aiuta l'inestetismo della cellulite. Un altro aiuto pazzesco per l'inestetismo della cellulite sono le coppe. Okay? Le mie cupping system sono tre pezzi. Abbiamo la nostra spazzola che aiuta a riscaldare la zona e ammorbidire proprio le connessioni, le aderenze tessutali del tessuto connettivo, quello che crea i cordoli che creano quell'aspetto a materasso. E poi abbiamo due ventose. Le due ventose sono da utilizzare solo dal ginocchio verso le anche, applicando prima una crema che permette a queste ventose di rimanere attaccate e così possono scivolare lungo l'asse della gamba per drenare. E le useremo più o meno 10 minuti per zona. 10 per la gamba, 10 per la gamba, 10 per il gluteo, 10 per il gluteo. Si può utilizzare anche sulla braccia e anche sulla pancia volendo, ma mai con dolore. Mi raccomando, sempre utilizzando una suzione che è tollerabile da una parte e non lasciate troppo in lungo in posa la suzione perché potrebbe lasciarti un segno che non è nulla diciamo, di negativo, però molti di voi non volete avere il succhiotto sulla coscia. E questo è un altro, diciamo, grande consiglio per gli inestetismi della cellulite.
Ragazzi, un altro consiglio della cellulite, oltre ovviamente la piadana vibrante e il trampolino, è Pharmaven. Pharmaven è il mio fitoterapico, un integratore dedicato all'elasticità venosa, aiuta il microcircolo, aiuta a drenare, aiuta a fortificare le pareti venose che sono fondamentali per aiutarti a drenare la coscia. E Pharmaven è da prendere uno al giorno e aiuta non soltanto le vene ma anche la memoria, aiuta il processo di sudorazione, aiuta il plesso emorroidiale. Insomma, la Pharmaven è anche un modo da dentro ad aiutare le nostre vene a drenare al meglio e essere più forti per aiutarci a vivere proprio più leggeri. Un altro consiglio per l'anestetismo della cellulite sono Bigood, questo pantalone, questo tessuto pazzesco che è creato con cristalli organici. Questi cristalli organici non si scaricano mai. Lo puoi lavare questo capo 1000 volte e 1000 volte si accenderà per aiutarti a drenare e trattare gli anestetismi della cellulite. FIR, infrarossi a raggio lontano, sono talmente benefiche che si hanno chiamato il raggio della vita. Il bioinfrarosso viene attivato con il calore del nostro corpo, questi cristalli organici si accendono come pietre oliari e ripenetrano o rimandano una banda di, è una, veramente una banda di luce invisibile all'occhio nudo, però si mandano questa onda alla profondità di 5 cm della cute. Questo ci aiuta a migliorare il drenaggio perché aiuta proprio a disaggregare l'adesione molecolare. Già dopo 2 ore vedrai che dovrai andare a fare tanto plin plin. Dall'altra parte il bioinfrarosso è molto utile per la lipolisi, che è un rilascio di grasso sottocutaneo, e dall'altra parte aiuta a stimolare i fibroblasti a produrre più collagene corretto, in modo corretto, per avere una pelle anche più liscia, più omogenea e più bella, perché anche questo così è per la cellulite. Alla fine, ragazzi, quando parlo delle cellulite, una cosa importante da ricordare è tanta roba. Beviamo più acqua, mangiamo più frutti di bosco, andiamo a stare molto attenti di stile di vita errato, no? Mangiando troppo sale, la pillola, il fumo, sono tutte cose che possono peggiorare gli anestetismi delle cellulite. Ma volendo, con il movimento, l'integrazione, i tessuti e piccoli trucchetti meccanici, possiamo darci un grande, grande aiuto per avere, diciamo, una coscia più liscia, più bella, più tonica e più giovanile. Baci dalla Jill, vi aspetto presto qui su Now.